errori da cui bisognerebbe trarre lezione. C'è anche quello di continuare a evocare una crisi di governo in questa fase. Non più tardi di ieri, un grande esponente di Italia Viva, Rosato, ha detto che bisogna ricostruire la fiducia, perché la fiducia è stata vanificata. Guardi, io non commento le parole dei singoli esponenti, rilevo una situazione generale. Noi siamo in una fase molto complicata del nostro paese e abbiamo nelle mani un'opportunità straordinaria che non possiamo sprecare diciamo, nell'alternativa che abbiamo tra i veti, gli ultimatum da un lato, il ricatto anche che spesso politico, che spesso, cioè, o faccio come dico, o fai come dico io oppure il governo cade, e dall'altro invece il rinvio. Ecco perché diciamo, io penso che se stai in una maggioranza e se vuoi stare in una maggioranza hai il dovere di sederti intorno a un tavolo e cercare le soluzioni, esattamente quello che prova a fare il Partito Democratico. Se invece stai lì dicendo no, diciamo, devi dare delle risposte solo alle mie esigenze, vuol dire che hai un'altra idea. Su questo vorrei dire che la risposta non può essere però l'immobilismo. Non perché non se lo può permettere il governo, non se lo può permettere l'Italia. E quindi rispetto a questo, secondo me, è stato importante il fatto che oggi il Presidente del Consiglio si è assunto una responsabilità politica che è in capo a lui, quello di trovare... Il Presidente del Consiglio non è l'arbitro rispetto, diciamo, alle diverse esigenze delle forze politiche, ma ha il compito di assumere una sintesi politica. E penso che la riunione che si stanno facendo oggi con le delegazioni dei partiti insieme ai ministri, che si chiuderanno domani sul recovery, sia la strada giusta per provare a sciogliere i nodi. Adesso arriviamo a quello che chiederà il PD nello specifico, però prima Bruno Maffellotto, hai una domanda da rivolgere al ministro Provenzano? Ma sulla domanda sul Covid mi incuriosiva chiedere una cosa: qual è l'errore, visto che ti autocritica il ministro, che conosco per persona sincera e onesta, ha ammesso, qual è l'errore che secondo lui sulla questione è stato commesso? Sulla parte invece più politica, mi sembra, almeno dalla lettura dei giornali, che da parte del PD non ci sia nei confronti degli alleati ai quali lei faceva riferimento, insomma, cioè a quegli alleati che ricattano, minacciano e chiedono, non ci sia una ferma presa di posizione, quasi come se il PD volesse lasciare intendere che anche secondo il PD c'è qualcosa che non va in questo governo, in questo premier. Potrebbe dirmi se è così e qual è, cos'è che non va? Bah, sugli errori ho detto prima, io penso che uno dei problemi fondamentali sia determinato da un mancato esercizio di un potere di coordinamento forte dal punto di vista del governo centrale rispetto all'emergenza sanitaria, la diversificazione che c'è stata nelle risposte in alcune parti, questo è accaduto durante la prima ondata e anche un po' durante la seconda rispetto alle parti del paese, ha determinato secondo me confusione nei cittadini e nelle fasi di emergenza è necessario avere un potere di coordinamento centrale molto più forte. Questo diciamo, è una delle cose che dobbiamo apprendere anche per il dopo, per esempio nel governo del sistema sanitario, senza dover riscrivere per forza competenze tra Stato e Regioni. Quanto al ruolo invece del PD rispetto a... Allora, il Partito Democratico ha tenuto fin qui la barra dritta di questo governo che ha navigato in mezzo alla tempesta della crisi peggiore della nostra storia. Ha tenuto la barra dritta anche con un esercizio di responsabilità rispetto appunto ad alleati che si sono misurati con le questioni, molto spesso alzando le bandierine e ponendo dei veti. Adesso quello che sta dicendo il Partito Democratico con molta chiarezza è che il rischio dell'immobilismo non lo possiamo correre, che non si può tirare a campare. Ha posto alcune questioni molto chiaramente, per esempio sull'esigenza di rafforzare gli interventi sul piano sanitario, la necessità di mantenere questo tratto europeista del nostro governo, che è il vero elemento di svolta. E sanità, dice una cosa il Partito Democratico, per rispondere a Maffellotto, questo è un punto fondamentale. Il Partito Democratico dice attenzione però a non minare la credibilità di questa formula politica, di questa maggioranza, perché in questa legislatura non ce ne sono altre. E dunque la necessità di svolgere questa crisi con tempestività, con collegialità, facendoci carico di correggere, nessuno nega che ci siano dei problemi, facendoci carico di correggere ciò che va corretto,
altrimenti certo. Diciamo, quindi noi lei non è d'accordo con Franceschini, farci... se finisce l'esperienza del giallo-rossa del governo Conte, l'unica prospettiva è il voto? Io sono d'accordo con quello che sta dicendo tutto il Partito Democratico da questo punto di vista. E il Partito Democratico sta dicendo che rispetto a questa formula politica, a questa maggioranza, diciamo, non ci sono alternative in questa legislatura. Cosa faremmo? Un governo istituzionale con gli anti-europeisti, certo. Salvini e Meloni? Un governo tecnico? Decidere se vogliamo, per arrivare alla questione che sta dicendo lei, decidere se vogliamo investire in sanità pubblica o in sanità privata non è una scelta tecnica, è una scelta certo. politica. E me ne allora, spiega. Rispetto a questo, diciamo, non si può minare la credibilità non solo del certo. governo, ma anche della maggioranza, perché se tu dici... o fai come dico io, oppure il mio sostegno non c'è. Non stai minando solo questo governo, ma anche qualsiasi governo futuro. Questo è molto interessante. Fermiamoci un momento.